Amici di Milan Soccer, milan.soccer, chiamatelo come vi pare, come più vi piace. Eccoci qua, un nuovo video. Allora, oggi vorrei riflettere con voi circa la formazione che a fine agosto inizierà il campionato. Allora, in porta abbiamo Maignan. Vi posso dire che, avendo abitato per anni in Francia e anche fino a poco tempo fa a Parigi, beh, il Maignan è il portiere del futuro della Francia, quindi non è che abbiamo sostituito la chiappa farfalle o quello che prende il gol sul primo palo con un signor sconosciuto. Quindi abbiamo Maignan, staremo a vedere com'è, staremo a vedere se riuscirà, diciamo così, non giudichiamolo da subito, diamogli tempo a questo ragazzo. Poi sulla destra abbiamo un rinnovato Calabria, complimenti anche a Mancini per non averlo chiamato. Sulla sinistra Theo Hernandez, che diciamo così ha tutta l'intenzione di rinnovare. Al centro Tomori e Kier, romagnoli. La faccenda romagnoli è una faccenda simpatica, perché Allegri ha dato il ben servito a Bonucci in maniera anche abbastanza violenta, se vogliamo usare il termine violenta, diciamo dal punto di vista dialettale, per cui Bonucci, si è capito, non rientra più nelle grazie del buon Allegri, che punta a Romagnoli. Ecco, spingiamo Romagnoli verso la Juventus, così la Juventus avrà Locatelli, Romagnoli, eccetera eccetera, e secondo me in futuro anche Donnarumma, ma qui lo citiamo per l'ultima volta. Poi a centrocampo abbiamo il presidente, che dunque ha pareggiato con la Germania, va avanti la sua esperienza con la sua nazionale, e Bennacer. La faccenda dell'attacco: in attacco abbiamo sicuramente il nostro Ibra e il nuovo Giroud, quindi il Milan parla un po' francese, un po' più francese quest'anno. Sicuramente abbiamo anche un'altra disponibilità importante, che è quella di Rebic. La faccenda Leao e Auge ancora è in stallo, e quindi manca chi spinge da dietro, per intenderci Salamaker potrebbe essere una buona riserva, ma come titolare è un po' fragile. E poi un nuovo attaccante. Cercheremo nelle prossime ore di dare informazioni su chi il Milan sta seguendo, in questo caso di giovane, perché 35 anni Giroud a settembre, Ibra vabbè senza tempo, per cui vedremo un giovane interessante. Se ne stanno seguendo alcuni, lo vedremo però nelle prossime ore. Intanto alziamoci questa mattina dal letto pensando a questa formazione, che a mio modo di vedere per 9 undicesimi è già pronta per poter, diciamo, arrivare allo scudetto, lo vogliamo dire in maniera chiara. In maniera chiara, anche perché la seconda squadra di Milano si è indebolita e l'altra deve provare a vincere la Champions League fino alla fine. Un saluto a tutti, amici di milan.soccer. Ciao, a presto.